Molto bene cari amici, eccoci qui con la spiegazione su come installare Envy sulla vostra piattaforma. Ovviamente in questo caso abbiamo preso come piattaforma Fire Stick, quindi con Android, però può essere installato tranquillamente anche su iPhone, eccetera. Questa è l'installazione che è stata fatta su una televisione con Fire Stick, ma può essere fatta anche su Smart TV, eccetera. Quindi come vedete si cerca la piattaforma Envy in questo caso, come vedete Envy for Fire TV, ma troverete la vostra, diciamo, nelle spiegazioni quando inserirete Envy come ricerca. Una volta che, insomma, avete trovato, la installate e alla fine Envy si apre con il Connect. Non usate mai di registrarvi con quel numero, ma andate su Ignora ed inserisci un indirizzo IP perché è la cosa migliore in questo caso ed è la più diretta. Quindi una volta cliccato su Ignora ed inserisci un indirizzo IP, semplicemente insomma, passerete alla pagina successiva. Bene, a questo punto non dovete fare altro che inserire il server http://sayutsmedia.latuotv.eu, come state vedendo in sovraimpressione. La porta già è predefinita all'8096, lascerete quella. A questo punto non fate altro che cliccare su OK e siete a posto e andate alla fase successiva. La fase successiva vi mostrerà quattro icone. Voi scendete, Enter User Manuali, cioè accedete con l'opzione manuale come user. In questo caso voi accederete come ospite, quindi non dovrete mettere nessuna parte. Password, scusatemi. Alla successiva, quando voi cliccate su, come dicevo, su Enter User Manuali, ok, vi comparirà questa pagina dove inserirete un nome utente. In questo caso, come nome utente inserirete ospite, come potete vedere, ok, ospite, cliccherete su ok. La fase successiva vi chiederà ovviamente una password, non la mettete. Scrivete soltanto ospite, cliccate su OK, vi chiederà una password, voi andate avanti, non mettete nessuna password. A questo punto vi ritroverete all'interno dell'applicativo con tutti i canali di RST Sayuts TV, cioè tutti i canali che sono presenti sulla nostra piattaforma ma anche attraverso i nostri server di streaming. Vi troverete una pagina del genere. Voi non fate altro che andare sull'icona in alto, ok, Home, che ho fatto vedere prima, Home, su Programmi, andrete avanti e vi comparirà appunto questa schermata. Andate su Channel, ovviamente, e su Channel vedrete tutti i canali che sono presenti su Envy. Per poter accedere ai canali non fate altro che cliccare sulla televisione che siete interessati, andate avanti e guardate la vostra TV tranquillamente. Se ci sono problemi potete contattarmi al 393 78 80 195 e io vi darò ulteriori spiegazioni in merito a questo. Spero di essere stato esaustivo, soprattutto e fatemi sapere anche se insomma, ci siete riusciti e cosa ne pensate della nostra piattaforma.